Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale. Nel video precedente abbiamo visto come estrarre il cavo FET che collega la webcam e il display alla mainboard del nostro notebook. In questo video andremo a vedere come estrarre l'antennino wireless. Questo antennino è posizionato sull'angolo superiore della scocca che ospita il display ed è formato dall'antennino vero e proprio e dal cavo di collegamento che, come potete vedere, è inserito in alcune guide dell'involucro superiore. Passa attraverso l'interno della mostrina della cerniera, si infila in alcune guide dell'involucro inferiore e arriva praticamente all'interno del vano dove era inserita la scheda wireless. Se avete guardato il video contenuto in questa playlist dove appunto vado a spiegare come smontare la scheda wireless del notebook, avrete visto che dalla scheda, prima di smontarla, ho estratto questo connettore. Bene, questo è il connettore dell'antennino Wi-Fi. Per chi non l'avesse ancora guardato, lascerò il link all'interno della descrizione di questo video. Per poter estrarre l'antennino dal notebook, a causa dei giri che compie il cavo che vi ho fatto vedere poc'anzi, bisognerà smontare quasi completamente il notebook e portarlo a questa condizione. Io, come potete vedere, ho già rimosso tutti i vari componenti che mi impedivano di lavorare sull'antennino e l'ho fatto costruendo questa playlist. All'interno di questa playlist voi troverete tutti i video tutorial in ordine cronologico su come smontare ogni singolo componente del notebook. Ovviamente troverete il link di questa playlist nella descrizione di questo video. Detto questo, andiamo avanti e andiamo a rimuovere l'antennino dall'interno del notebook. Rimuoverlo è molto semplice, basta semplicemente staccarlo dall'angolo dell'involucro e far scorrere fuori dalle guide il cavo di collegamento. Lo facciamo fuoriuscire anche dalla sede della mostrina della cerniera e lo facciamo fuoriuscire dal foro che lo collega al vano della scheda Wi-Fi. Ecco a voi l'antennino wireless appena rimosso dal notebook. Una piccola delucidazione prima di chiudere il video: normalmente all'interno dei notebook ne troviamo due antennini wireless, uno con cavo nero come questo e un altro con cavo bianco, e sono entrambi ancorati ai due angoli superiori dell'involucro del display. Nel modello che ho usato per i tutorial ne ho trovato solamente uno con cavo nero. Bene amici, anche questo video giunge al termine, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanellina per i prossimi aggiornamenti, a mettere un mi piace ai video se i video sono di vostro gradimento e un non mi piace se i video non sono di vostro gradimento. Ovviamente se avete dei dubbi scrivetemi, per questo video è tutto, un saluto a tutti da Informatica 3 da te.